Ventimiglia, dopo quasi 30 anni di assenza, torna la Fiera di San Giuseppe. Andrà in scena domenica 17 marzo nel centro storico della città di confine. L'amministrazione comunale ha individuato tra i suoi obiettivi programmatici proprio quella della reintroduzione della Fiera di San Giuseppe, che si terrà il 17 marzo 2024 domenica nella città alta, quindi nel centro storico, per poter far rivivere a tutti i ventimigliesi e non solo, attrarre tutti i turisti provenienti anche dalle città limitrofe, penso anche alla Francia, affinché possano essere completamente catturati da un'atmosfera proprio come quella che si creava circa 30 anni fa nel centro storico. Un evento quindi che coniuga una serie di obiettivi, ovvero quello dell'incentivazione dello sviluppo economico cittadino e non solo, anche dello sviluppo commerciale sia su area privata che su area pubblica, come in questo caso qui, e soprattutto la promozione dei famosi prodotti tipici locali e del comune. Sarà un evento studiato proprio per far conoscere il centro storico, quindi sarà dislocato su varie piazze, partendo dalla piazza della Cattedrale, via del Capo, tutta via Garibaldi, piazza San Michele, o più nota come piazza Colletta, e in ogni piazza saranno previste una serie di attività. Quindi avremo il mercatino dell'antiquariato, il mercatino dell'artigianato, opere dell'ingegno, attività promozionali svolte da associazioni cittadine, sportive e culturali. Abbiamo anche una serie di artisti locali con le loro opere esposte all'interno della sala polivalente di San Francesco, davvero un evento a 360 gradi. E per riportare quello che è il vero carattere, diciamo così, legato alla terra, che poi è anche la mia delega, quindi sempre intesa come promozione di materie prime e tutti i prodotti che sono derivanti da quello che è la nostra terra, tipica proprio del nostro territorio ligure. Infatti saranno presenti in Piazza della Cattedrale degli stand con i nostri agricoltori. In particolare Piazza della Cattedrale sarà adibita al mercatino di Campagna Amica di Coldiretti e altre realtà locali agricole saranno presenti. In Piazza Colletta, più nota come Piazza San Michele, è prevista la fattoria didattica con una serie di animazioni per bambini, dal trucca bimbi ai giochi in legno. Veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Nel frattempo ci sarà sicuramente la possibilità di degustare tutte le nostre tipicità. È stato concesso anche grazie alla sinergia con l'assessore al commercio, che poi è il promotore anche di questa manifestazione legata chiaramente alle attività commerciali presenti sul territorio della città alta, abbiamo concesso loro anche la possibilità di espandere il proprio dehors. Questo per fare in modo che la città viva a 360 gradi, con una serie di spettacoli anche itineranti. In apertura avremo la banda Città di Ventimiglia e poi a seguire anche uno spettacolo che tra l'altro era previsto durante la stagione teatrale, per cui a causa maltempo è stato posticipato, quindi abbiamo pensato giustamente anche di inserirlo in una manifestazione così di forte risonanza. Quindi l'evento principale con una serie di diverse attività collaterali con lo scopo di andare chiaramente a captare un pubblico più vasto e eterogeneo possibile. Sarà nostra cura come amministrazione, in particolare grazie anche all'aiuto dell'ufficio staff del sindaco, che sono coloro incaricati della comunicazione a 360 gradi del nostro ente, quello di andare a pubblicizzare e promozionare il più possibile, sia in forma cartacea che in forma digitale, l'evento, affinché noi possiamo davvero far rivivere questa occasione, a mio avviso imperdibile, per più persone possibili. Sarà possibile non soltanto acquistare prodotti, visionare opere d'arte e inserirsi in questa atmosfera quasi storica, ci sarà anche la possibilità di effettuare delle visite guidate del centro storico proprio alla scoperta di tutti i beni culturali, perché sappiamo che il centro storico, diciamo che è uno dei nostri gioielli sia dal punto di vista artistico che anche dal punto di vista culturale. Come amministrazione abbiamo anche ottenuto il patrocinio da parte di Regione Liguria, speriamo anche di ricevere un contributo per fare in modo di andare a far fronte un po', a sgravare l'amministrazione dagli oneri derivanti appunto da questa manifestazione. Non è una manifestazione, diciamo così, onerosa, anche perché abbiamo avuto la possibilità e soprattutto la voglia da parte di tutti gli attori che sono coinvolti di partecipare a costo zero, quindi spesso le piccole richieste di aiuto che vengono richieste sono altro che semplici rimborsi spese per magari spese logistiche oppure diritti veterinari, come ad esempio nel caso appunto della fattoria didattica. Quello che emerge quindi da questa fiera e dalla creazione di questi eventi, quello che sicuramente si può andare a comprendere è l'intensificazione da parte di tutte le associazioni cittadine che sono sempre più coinvolte. Mi vengono in mente ad esempio i sestieri, che si esibiranno con i loro tamburini, i loro sbandieratori, eccetera, quindi andranno a creare quel contesto e quel clima di comunità che sempre abbiamo auspicato come amministrazione.